Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 24 marzo, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Incominciano i guai. Difficile cambiare registro dopo che ci si è fatta l'abitudine, il discorso vale per tutti i segni ma doppiamente per il vostro, che dialogate col vostro interlocutore Plutone in sestile da ben 15 anni e ora. Patatrac. Nel primo pomeriggio passa in acquario in quadratura, prendendo il posto del cupo Saturno che lo ha lasciato da poco. Vi consola il pensiero che non durerà molto, in giugno l'amico tornerà sui propri passi, ma ahimè l'anno prossimo la sua installazione in acquario sarà definitiva, utilizzate perciò questo periodo per abituarvi a questa nuova versione, con tutti gli spigoli e le complicazioni che comporta, uomo avvisato, mezzo salvato. Promettente invece la luna in sesta casa, che nonostante le complicazioni personali e familiari vi aiuta sul lavoro e magari anche sul fronte finanziario, messo in fibrillazione dai recenti affondi delle banche. E non finisce qui, in tarda serata la bianca signora passa nel vostro dirimpettaio Toro, dove andrà a incontrare Venere e Urano, ma intanto se la vede con Saturno, non più ostile ma nemmeno dolce e morbido. Se siete in coppia il partner se ne starà sulle sue. Una coppia è in crisi, perdite d'affetto, rotture, separazioni, divorzi, cause tra ex partner o coniugi, rivalità. Un rivale si fa avanti e distrugge una coppia. I single incontrano persone che li useranno a loro vantaggio abbandonandoli successivamente. Tante piccole novità vi aspettano a partire dalle primissime ore del pomeriggio, tuttavia occhio a Marte che potrebbe essere tentato di mettervi il bastone tra le ruote e di mettervi di cattivo umore. Il cielo oggi vi suggerisce le strategie giuste per risolvere qualche problema professionale e avviare nuovi progetti e nuove idee. È giunto il momento di pensare al futuro anche se qualche incertezza resta, qualche preoccupazione per il denaro che continua a restare poco. Attenti a quello che vi viene proposto oggi, non firmate niente se non siete estremamente sicuri di ciò che andate firmando. Meglio essere sicuri che non ci siano sorprese o inganni. Meglio stendere un programma per la giornata di oggi e cercare di portare a termine almeno gli impegni principali. Non perdete le speranze, qualcuno potrebbe tentare di riavvicinarsi e concedervi un'altra possibilità. Tuttavia pensateci bene prima di affrontare qualsiasi nuovo rapporto, la vostra situazione è ora molto diversa rispetto al passato. Oggi vi sentirete pigri e distratti, colpa dello stress accumulato nei giorni scorsi. Fate qualcosa di insolito e cercate di risalire la china. Questa sarebbe una giornata da dedicare alla casa o alla cucina. Potrà nascere un legame d'amore sul lavoro. Sarai notato da molti che si interesseranno a te. Non trascurare la salute. Riposa di più. Cerca di seguire una dieta più sana. Stanchezza. Energie basse. Evita di alzare oggetti pesanti. Non potete sempre pretendere che gli altri provino i vostri stessi sentimenti di fronte ad una stessa situazione. Avrete bisogno di compagnia, ma le persone che volete accanto non hanno tempo per uscire con voi, devono lavorare troppo. Soprattutto nell'ambito lavorativo dovrete spingere per far valere le vostre ragioni, in particolar modo se gli altri vogliono oltrepassare una certa soglia con voi. Dovete darvi più da fare se volete sfondare nel mondo del lavoro, ma anche in qualsiasi altro campo. Giornata di relax in cui i moti planetari vi vogliono in uno stato di piena grazia astrologica. Con Saturno ospitato nell'amico segno dei pesci la vita familiare vi offre elementi di grande armonia e anche di coesione tra tutti i componenti all'interno dell'habitat di appartenenza. Buoni rapporti in generale con la parte femminile come la madre, la sorella, la figlia. Grandi notizie per voi nel tabloid celeste riguardo proprio al vostro astro guida Plutone. Purtroppo non vi piaceranno perché dal sestile con cui vi ha sostenuti per ben 15 anni, oggi passa in acquario in quadratura. Sarà solo per 2 mesi ora, ma dall'anno prossimo per un decennio buono ve lo ritroverete ostile tra i piedi. Staccano vista la luna in sesta casa legata a Marte da un sestile realizzativo, l'energia fortunatamente non vi manca, almeno su questo fronte,
Le carenze si evidenziano casomai in quello sentimentale con Saturno restrittivo in trigono al vostro segno e da stasera in combutta con la Luna che passa in Toro all'opposizione. Ipotizzando una pagella, 10 nel lavoro, 5 meno in amore. Amore ed Eros. La gelosia del partner, identica alla vostra, comincia ad andarvi stretta. Peccato che non vi rendiate conto che vi state parlando contro, criticando lui o lei inconsapevolmente, di fatto lo state facendo anche nei confronti di voi stessi. Malumore in famiglia, soprattutto a carico dei soliti suoceri ficcanaso, voi lo affermate con sicurezza riguardo ai genitori della vostra metà, ma lei di riflesso dice peste e corna dei vostri. Chi avrà ragione? Se un figlio c'è ed è nell'età difficile oggi vi procura grattacapi, se manca cominciate a protestare con la cicogna che non si decide ad arrivare. L'orologio biologico avanza e voi avete una voglia pazza di stringere un frugoletto tra le braccia, ma il calo demografico si evidenzia anche sotto al vostro tetto. Meno male che il quattro zampe non vi somiglia, la micia o la cagnolina aspettano i cuccioli. Tristezza per i cuori solitari che hanno perso per colpa propria l'amore della vita, superficialità, gelosia, decisioni sbagliate, pensate che sia troppo tardi per rimediare. Ma sarà davvero così? Tentare non nuoce, dice il proverbio. Compenetrazione tra la parte dell'eros attivo, maschile, con la profondità dei sentimenti. Godete infatti prima di tutto dell'aspetto positivo di Nettuno che si trova nel segno amico dei pesci a infondere grinta e capacità di conquista a tutti gli scorpioni nati nella terza decade. Poi sperimentate anche una straordinaria capacità di emozionarvi, toccando vette di romanticismo non da poco. Vi assistono le forze deputate a far volare l'intesa sentimentale, sono Saturno e Nettuno nell'irici pesci. Lavoro e denaro? Un po' complicato in proprio, sereni invece in azienda dove con i colleghi fate immancabilmente comunella, un gruppo affiatato che se c'è da protestare entra in sciopero, ma se c'è da sgobbare con soddisfazione e una remunerazione adeguata lo fa spontaneamente. Iniziative finanziarie per far fruttare il vostro capitaletto, attenti però a quel che sta succedendo nel mondo, fatevi consigliare da un esperto. L'investimento in mattone potrebbe essere consigliabile, ma non ovunque, tenendo anche presenti della futura rivoluzione green che reclama costosissime ristrutturazioni. Il pianeta va salvato a tutte le latitudini e longitudini e ciascuno dovrà fare la sua parte. La giornata mondiale della meteorologia oggi impone una severa riflessione. Sempre occupati sul posto di lavoro, avrete modo di non affaticarvi e di riuscire a portare a casa risultati di prim'ordine. Il lavoro non vi pesa affatto e vi sembra davvero una passeggiata. Una configurazione astrale che apre orizzonti di successo è al vostro fianco. Patrocinata da Saturno se siete nati dal 23 al 26 del mese di ottobre. Benessere. Aria irrespirabile, meno male che è venerdì e sperando nel venticello di marzo o quantomeno nel weekend in avvicinamento avrete modo di salvaguardarvi la salute respirando aria pulita e praticando gli sport preferiti. L'allenamento giova al cuore e ai polmoni, ma non disdegno neppure la colonna, sempre punto debole per chi fa vita ritirata chino sulla scrivania. Coccolatevi di più. Per lei, a cena fuori con gli amici tutti si divertono. Tranne voi, dallo sguardo triste e l'aria tirata, c'è poco da ridere col mondo che va a pezzi. Tutta questa allegria vi pare solo una forzatura. Per lui, ebbene sì, single di ferro, e non perché non abbiate audience. Semplicemente per scelta personale, dopo tante delusioni avete optato per un periodo monacale. Probabilmente finirà, ma ora che ci siete ne apprezzate il lato eremitico. Colore delle emozioni, viola. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 8, finanze, 7, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.